un grande momento, qual è la festa della Tonnara. Giungiamo alla decima edizione con tanto impegno, tanti sacrifici che abbiamo fatto non solo in questa edizione ma durante tutti questi anni. Oggi raccogliamo un po' i frutti di quello che è stato il lavoro di questo periodo. Festa della Tonnara a San Giorgio di Giosamarea, buonasera. Buonasera, allora abbiamo qui il protagonista di questo evento. Il tonno. Il tonno. Parliamo di questi panini, di quanto sono buoni e nutrienti. Buonissimi. Bene, fanno bene, omega 3. Come sarà articolata questa giornata? Questa giornata è articolata con un convegno che riguarderà le tradizioni e l'impatto che ha la pesca sul mare, per mantenere comunque un mare sostenibile che favorisca sia il turismo ma anche dei prodotti di qualità, quale il pesce. Poi ci sarà un'esibizione di danza sportiva e la degustazione di pasta, panini col tonno e del buon vino e uno spettacolo musicale con l'orchestra spettacolo proprio XXL. Festa della Tonnara, decima edizione. Guardate cosa si gusterà tra poco. Le meraviglie del mare di Sicilia con il pomodoro siciliano. Signora, buonasera. Cosa ne pensa di questa serata? Signora, buonasera anche a lei. Come sta andando? Bene, benissimo. C'è tanta carica, tanta voglia di far gustare queste bontà. Certamente, sicuramente. Vengono partiti con donne di pomodoro, solo donne, o donne cipolla caramellata, ce n'è per tutti i gusti. E pronti per essere gustati? Allora un applauso, lo facciamo, tutto lo staff pronto per accogliere al meglio tutte le persone che verranno. Cosa auguriamo a tutti coloro che verranno per la decima edizione della Festa della Tonnara? Che cosa auguriamo? Di mangiare e degustare i nostri panini, la nostra pasta col tonno e di divertirsi e di farci un bel ballo così con questo caldo sudore. Sarà fatto! E guardate, un'altra sorpresa! Sugo col tonno! Parliamo allora di questo... Doc, dai! Cerchiamo di dare il meglio a questa gente che lo meritano. Come è stato preparato questo sugo? Il sugo? Allora, abbiamo messo a soffriggere della cipolla con delle olive, con delle chiappere, dell'acciuga salata, dopodiché tanto pomodoro a pezzettini e fare cuocere fino alla fine. Dell'olio. Doppi complimenti olio. Allora. Grazie. Per i panini e per il primo siciliano. La pasta col tonno. E guardate dove ci troviamo in questo momento. A due passi dal mare, tra poco i fortunati sono qui a San Giorgio di Giosamarea, gusteranno queste meraviglie. Buona serata e buona degustazione! Ed oggi questa importante giornata, parlando di un prezioso alleato della salute. Chi? Il tonno, ovvero il pesce azzurro. Parliamo delle proprietà di questo frutto del mare. Sì, allora per quanto riguarda le proprietà possiamo fare una distinzione per le proprietà organolettiche, quindi il colore, il colore azzurro dal pesce cosiddetto bianco, quindi merluzzo, branzino. Il nostro pesce azzurro, quindi il nostro pesce locale, si caratterizza appunto da questo colore, ma per quanto riguarda le proprietà nutrizionali si distingue dal potere calorico dovuto in particolare agli acidi grassi. Gli acidi grassi cosiddetti omega 3. Questi acidi grassi sono, possiamo dire, famosi per quanto riguarda la loro importanza antinfiammatoria, quindi che possono andare a ridurre malattie infiammatorie, malattie neurodegenerative, andare a avere sicuramente un progressivo miglioramento. Proprietà antiossidanti, quindi rafforzano il nostro sistema immunitario.
Inoltre sicuramente agiscono in maniera positiva per quanto riguarda l'aspetto del colesterolo, quindi per il colesterolo alto, ipertrigliceridemia, fornendo un valido aiuto per un aspetto nutrizionale migliore, adeguato. Inoltre il pesce azzurro è ricco di vitamina D, anche questa un valido aiuto per il sistema immunitario, e proteine ad alto valore biologico. Ma oggi abbiamo fatto un collegamento importante con la sostenibilità, sia per quanto riguarda il punto di vista storico, perché la tonnara a San Giorgio inizia dagli anni, infatti, e quindi comunque è alla base anche storica e attuale, perché comunque ci ritroviamo oggi alla festa della tonnara a ricordare e poi anche a gustare questo pesce, e quindi possiamo dire che proprio alla base del nostro essere e anche benessere nell'insieme. La taglia e anche il tonno comunque rientra nel pesce azzurro, perché il tonno comprende una famiglia di specie ittiche, quindi non soltanto quello che uno pensa il tonno di 150 kg, 300 kg, perché ci sono dei tonni che possono arrivare a un peso enorme. Ma ci sono anche dei tonni che hanno delle taglie normali, quindi come il pesce alla lunga, il tonno alla lunga, no? Quindi comunque quei tonni meno conosciuti che noi però qui conosciamo, perché lì si pescano nel nostro mare, quindi fanno parte della nostra base, della nostra alimentazione, e per questo già da questo punto di vista storico dobbiamo introdurli. Per quanto riguarda invece il punto di vista nutrizionale, ci sono tanti fattori che accomunano il pesce azzurro. Sicuramente quello che distingue dal punto di vista nutrizionale il pesce azzurro dal pesce bianco è proprio l'alto potere calorico. Quindi in questo caso pensate che le calorie ci fanno bene, perché queste calorie sono date dai grassi. Quello che si descrive nelle fotografie all'interno dell'uovo, perché non ci dimentichiamo sempre che stiamo parlando di tradizione e di memoria. La mia presenza qui oggi verte sulla memoria, sulle radici, sull'importanza della conservazione della memoria del nostro piccolo borgo. Vogliamo approfondire qualcosa in tale ambito? Approfondiamo dicendo che la memoria è molto importante per i piccoli borghi, soprattutto per il nostro, perché ci permette di conoscere le nostre radici, ci permette di sapere da dove veniamo, perché abitiamo a San Giorgio, perché abitiamo qui, qual era il lavoro dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, e questo è molto importante per sapere da dove veniamo, e proprio perché esiste il paese. La memoria e le radici del nostro popolo sono una parte fondamentale nell'ambito della riqualificazione turistica dei borghi, proprio perché hanno tantissimo da raccontare e tantissimo da trasmettere. Questo può essere sicuramente importante per lo sviluppo turistico di queste piccole realtà, non soltanto nel turismo nazionale ma anche internazionale. Ma per quanto riguarda la memoria, per quanto riguarda il materiale, vi posso assicurare per esperienza personale che tantissimo materiale c'è ancora, ma che non è conosciuto, non si sa, si possiede, ma magari ognuno un po' per gelosia evita di diffonderlo. Questo materiale può essere messo alla fruizione di tutti, perché le persone con cui ho parlato per il mio lavoro di tesi sono molto molto disponibili a trasmettere giustamente quello che è il loro passato, attraverso la tecnologia. Dico, è la 10ª edizione, praticamente si fa in questi giorni, perché il 27 giugno del 1407 è stata fatta la prima gala della Tonnara, quindi non facciamo altro che fare una rievocazione storica importante. Questa rievocazione storica è quella che ha dato identità al nostro paese, al luogo in cui viviamo. Abbiamo affrontato bene con le due ragazze, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista gastronomico, l'importanza, perché nonostante è una manifestazione vecchia e attuale, nonostante la Tonnara sembra una cosa vecchia, ma di fatto è attuale perché con le cose digitali si possono intercettare flussi turistici, e mangiando del pesce, del tonno, si può vivere meglio, come è stato spiegato abbondantemente dai relatori accanto a me. Vice Sindaco, cosa rappresenta la festa della Tonnara per voi?
è una tradizione che si rinnova per la 10ª edizione. Grazie agli amici dell'associazione Vivi San Giorgio, che in collaborazione con la Proloco, con il patrocinio dell'amministrazione e con il sostegno della regione, che è denominata questa festa della Donnara, è giunta alla sua 10ª edizione. Lo spirito della manifestazione è quello di dare continuità alla promozione territoriale, alle tradizioni culturali, sociali e anche, diciamo, alla valorizzazione della nostra storia e delle nostre origini, di cui la Donnara è elemento identificativo e costitutivo. Rappresenta un giorno importante per la comunità di San Giorgio, perché la Donnara appunto va a racchiudere quello che è il nostro paese, la nostra storia che si tramanda di anno in anno, ed è molto importante perché soprattutto lo facciamo ancora conoscere alle nuove generazioni.